Salve a tutti, in uno degli ultimi numeri di Informa, ospite di Maria Zuccarelli e con l'aiuto di Angelica Modei, abbiamo elaborato un articolo che parla del testosterone. Il titolo è Alla scoperta del testosterone. Chiaramente non è mio compito fare lezioni di biochimica, non ne avrei neanche le competenze. Il testosterone però è un ormone. Nel mio lavoro, io sono urologo e andrologo, importantissimo, specialmente in quella fase dell'età definita come andropausa, in cui l'uomo inizia ad avere una minor produzione di testosterone e risentire quindi negativamente di questa carenza. Essenzialmente in ambito andrologico questo si riflette su un calo del desiderio, quello quindi che chiamiamo un calo della libido, e spesso anche un deficit erettile, anche perché non dimentichiamo i corpi cavernosi del pene hanno recettori per il testosterone. Quindi è d'obbligo in questa fase dell'età, quando iniziano questi primi disturbi, eseguire un prelievo del sangue, oltre che dosare chiaramente il PSA plasmatico, l'emocromo, alcuni valori del nostro metabolismo, quali la glicemia, azotemia e creatinemia, anche l'assetto ormonale, che comprende il testosterone totale e libero, l'LH, FSH, TSH, prolattina, omocisteina, 17-beta-estradiolo e quant'altro. Testosterone totale e libero perché? Perché noi abbiamo una forma di testosterone totale che è legato anche a delle proteine, albumina HSBG, che trattengono il testosterone. Una parte di questo è libero e quindi lo identifichiamo con testosterone libero, che è poi quella parte di testosterone che svolge la maggior parte delle attività in quelli che sono chiamati gli organi bersaglio. Non sempre però il dosaggio del testosterone libero è facile, esiste un metodo così chiamato della dialisi inversa, utilizzato in pochissimi laboratori, per cui non sempre la quantità di testosterone libero che ci viene scritta corrisponde poi alla realtà. È comunque un parametro che dobbiamo considerare. LH e FSH sono delle gonadotropine che produce l'ipofisi, una ghiandola che abbiamo nel cervello, che serve a stimolare i vari organi, ma per quanto riguarda LH e FSH, questi vanno diciamo così, a lavorare sul testicolo. L'FSH sulla linea della produzione degli spermatozoi, quella che riconosciamo con il termine di spermatogenesi, l'LH invece sulle cellule dell'Leydig, che sono quelle che producono il testosterone. Quindi è chiaro che sia un testosterone basso, ma un LH basso, probabilmente la mia ipofisi che non sta stimolando nella giusta maniera. Quindi anche tutte queste condizioni devono essere poi ben considerate spesso dall'andrologo o dall'endocrinologo per cercare di ristabilire un normale quadro. E diciamo così, un equilibrio nell'asse ipofisi-gonadi. Le terapie sono tante e chiaramente possono partire da un aiuto integrativo. Ci sono molecole naturali che sembra, non vi è la certezza, possono aiutare, così chiamati testo booster naturali, amplificare o indurre una maggior produzione di testosterone, per esempio molecola di battuta. Ma in alcuni articoli, in alcuni testi, è riportata come utile il Tribulus terrestris, giusto per citarne una. Ma esistono molti tonico adattogeni naturali. Ci sono terapie stimolatorie, appunto, noi potremmo introdurre molecole che simulano l'azione dell'LH e andare quindi a stimolare le cellule dell'Leydig a produrre testosterone. Come anche in alcuni casi esiste questa TOSSE, terapia ormonale sostitutiva, in cui, come la donna fa una terapia sostitutiva durante la menopausa, anche l'uomo potrebbe integrare il testosterone per riequilibrare i suoi livelli, avere quindi tutti i benefici che i normali livelli di testosterone portano al nostro organismo, non solo sulla sfera sessuale, ma anche a livello del trofismo muscolare e anche a livello psicologico con una maggiore reattività cerebrale. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.